Io mi sento abbastanza osservato perché voi in questo momento non lo sapete, ma qui vicino a me c'è Snoopy che mi sta fissando, cioè è un momento molto delicato delle nostre vite. Va bene, ok, buonanotte, buonanotte, Gucci. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale in questo nuovo Cosa faresti se? Che era da un po' di tempo che non portavo, anche per spezzare un pochino, dato che ultimamente stavano uscendo tutti i video riguardanti il calcio, FIFA, con il finale della prima stagione della carriera, che spero abbiate visto un po' tutti. Se così non è stato, vi lascio in descrizione qui nelle schede del video, che ovviamente vi invito a vedere anche perché nel weekend, comunque massimo inizio della prossima settimana, partirà anche la seconda stagione. È uscito anche il volume 2 delle mie migliori telecronache, quindi andatelo a vedere ovviamente perché merita tanto. Tanto detto ciò, per oggi spezziamo un po' e quindi su Instagram, seguitemi se ancora non lo fate, vi ho chiesto delle domande per appunto un cosa faresti se, e mi avete risposto ovviamente in tantissimi, con domande anche molto ben strutturate, tipo: hai mai conosciuto Stefano Solli, ma il regista di Romanzo Criminale grazie a tuo padre? No, però comunque un ahimai è un altro tipo di video, cioè io ho chiesto un cosa faresti se, per non parlare poi di quelli che effettivamente il cosa faresti se l'hanno preso, ma non hanno capito che dopo il se in italiano ci va il congiuntivo e non il condizionale. Ma vabbè, dettagli. Fortunatamente però c'è anche chi ha capito qual era il mio intento quando ho chiesto le domande e di conseguenza mi ha posto delle richieste, dei quesiti stupefacenti. Ad esempio partiamo da Max1895 che ci chiede: cosa faresti se la Roma vincesse la Champions? Diciamo che sarebbe davvero, credo, una delle emozioni più belle della mia vita. Già l'anno scorso che siamo arrivati in semifinale è stata una cavalcata in cui io magari ero anche un po' incredulo, ecco, questa è la sensazione, l'emozione che più ho vissuto. Penso che una vittoria della Champions rappresenterebbe proprio l'apoteosi totale, poi mi immagino Roma, però vabbè, dai, tanto non succede. La stessa Max mi chiede: cosa faresti se una fan ti invitasse ad una festa per compleanno, diploma, laurea o tuzia qua pelata? Allora, guarda, ti posso dire in completa trasparenza che dipende dal rapporto che ho con la fan. Cioè, nel senso, se è una fan, ok, magari un'amica o un amico, ovviamente, non deve essere per forza una ragazza. Ma ho comunque un rapporto più confidenziale con questa persona. Ovviamente, se da una parte c'è l'invito, dall'altra può esserci anche un sì di risposta. Per quanto riguarda il resto, non vi nego che mi ha sempre stuzzicato l'idea magari di farvi una sorpresa. Però si vedrà, magari succederà in futuro, chi lo sa. Ecco, a parte ho fatto tre rime di fila, ma adesso mi aspetto tutti i messaggi su Instagram di gente che mi chiederà: vieni alla mia festa di compleanno? No! Marta invece mi chiede: cosa faresti se la tua ragazza ti tradisse? Tanto qua mezzo busto, cioè me ne posso grattare, non si vede, non sembra brutto se mi gratto. Allora io anche con l'altra mano. Mattia invece mi chiede: cosa faresti se ti chiamassero come telecronista della Lazio, tipo De Angelis? Allora, questa in realtà è una domanda molto meno scontata, o meglio, la risposta sarà molto meno scontata di quello che tu ti aspetti, Mattia. Perché partendo dal presupposto, e anche questo fa parte della risposta, che non sarei credibile, perché se mi chiamassero adesso, ovviamente sarebbe risaputo che la mia fede comunque è giallorossa e quindi non sarei credibile in una TV o in una radio laziale. Però se non ci fosse stato questo mio percorso su YouTube o anche con Roma Crew, all'interno del quale tutti sanno che ovviamente sono della Roma, e allora da professionista quale vorrò essere, è una scelta alla quale dovrei anche pensare se da lì poi avessi avuto la possibilità di, no? Cosa faresti se le tue fanpage ti odiassero? È un po' un controsenso, nel senso che perché una mia fanpage, cioè una mia fanpage si presi, no, ecco, cioè una mia fanpage si dà per scontato che non mi odia. Poi, se tu mi odi, perché mi devi fare la fanpage? Cioè non si chiamerebbe fanpage, no? Siamo quasi arrivati alla fine di questo video e non ancora, perché l'ultima domanda ce la fa Flavio, che mi chiede: cosa faresti se ti chiamassero a fare il commentatore, ma nel caso in cui andassi dovrei lasciare YouTube? Allora, caro Flavio, allora cari tutti, il discorso è che bisogna essere consapevoli, io devo essere consapevole, anche voi che mi seguite e mi volete bene dovete essere consapevoli che questo giorno arriverà. Nel senso che il mio obiettivo da quando ho aperto il canale su YouTube, ma anche da prima ancora, è sempre stato quello di diventare un telecronista. E quindi
YouTube l'ho sempre affrontato così, portando principalmente quello che piaceva a me, essendo sì felice di aumentare anche i miei numeri, se vogliamo, su YouTube, ma non vedendoli mai come la missione principale, tant'è vero che poi nel tempo ho anche smesso di portare cose che andavano un po' fuori dal mio contesto, ma che portavano soltanto numeri e non serve che vada a citare determinati video o format. Fatto sta che nel momento in cui dovessi diventare un telecronista, il mio tempo sarebbe molto meno. Uno, perché sarebbe un lavoro e quindi è ovvio che per il tempo che dedicherò a quello non potrò dedicare il medesimo tempo a YouTube. Ma poi soprattutto perché sarebbe eventualmente il lavoro che ho sempre sognato di fare e quindi metterò ancora più energie su quello. YouTube a quel punto sarà semplicemente, uno, un bellissimo ricordo, due, il trampolino di lancio che, appunto, scusa il gioco di parole, mi ha lanciato a diventare un telecronista o comunque a raggiungere il mio obiettivo di vita. Che è la cosa più bella, penso. Detto questo, signori, anche oggi siamo arrivati alla fine di questo, stavo dicendo fuck, ma in realtà non è un fuck, è un cosa faresti se, è stato un cosa faresti se. Spero vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like, altrimenti fatevi i cazzi vostri. Lasciate un commentino qui sotto, magari anche con una prossima domanda o un suggerimento ad un prossimo video simile a questo, che non sarà un cosa faresti se, ma magari un altro. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale, sotto in descrizione trovate tutti i link per maglie da calcio, tipo non questa, non è una maglia da calcio, no? E tutto il resto, un bacione, never give up e bella, raga. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night.